Le fonti Instant Focus, siamo arrivati al momento del nostro approfondimento, quello che leggete in sovrimpressione, quello che sta preoccupando davvero tutti noi, le nostre tasche, il nostro futuro, perché di questo si tratta. I prezzi salgono, gli stipendi restano fermi. Verrebbe da dire che non è una grossa novità, visto che quando parliamo di stipendi nel nostro paese c'è sempre un po' il tema della situazione molto ferma, cioè siamo tra i paesi che hanno stipendi bassi, ovviamente se parliamo, se facciamo una media dell'Eurozona, però insomma in questo contesto è ancora più preoccupante perché cosa succede? Prezzi che aumentano, gli stipendi rimangono fermi, ammesso che ci sia lavoro, ammesso che la situazione sul fronte lavoro non possa peggiorare, il potere d'acquisto si annienta, scende piano piano fino a diventare nullo e quindi l'economia si ferma. È abbastanza semplice, questo è il procedimento molto, molto banale anche per chi non mastica l'economia. La notizia di oggi è che i prezzi sulla rete dei carburanti continuano ad aumentare, appunto prezzi, parliamo sempre di prezzi in aumento, la media del diesel supera quella della benzina e il problema si fa veramente, veramente serio. Il governo è al lavoro per un nuovo decreto proprio per e contro, anzi verrebbe da dire, il caro bollette. Intanto saluto Marco Donzelli, Codacons. Marco, grazie per essere con noi, ben trovato. Buongiorno. Buongiorno. Situazione molto preoccupante. Non è solo il discorso dell'aumento dei prezzi, giusto Marco? Cioè che già di per sé è un grosso problema, è tutto il resto, il lavoro che manca, le attività che non sanno più come andare avanti, le bollette ovviamente che aumentano, gli stipendi che rimangono fermi, insomma tutto quanto. Sì, cioè, senza allarmarci troppo, confidando magari nelle capacità economistiche di chi sta al governo e che ci auguriamo abbia titoli sufficienti per risolvere problemi che nell'economia si verificano ciclicamente, a nostro avviso ci sarebbe tanto da fare, tanto da preoccuparsi. Ci sono delle accise sulla benzina, sul metano estremamente elevate. In una situazione come questa di emergenza, va da sé che è possibile per uno Stato pianificare una situazione di, si chiama sterilizzazione dell'IVA, sterilizzazione delle tasse, in modo che il prezzo del carburante sia rientrato in parametri che siano adeguati e conseguentemente che le aziende o le famiglie non siano nella condizione di non poter far fronte ai costi. Il presupposto è che uno Stato non è che ha un bilancio di esercizio come una famiglia legato allo stipendio del mese, deve starci dentro con le spese per quel mese. Lo Stato ha una sua dimensione di vita che è secolare, per cui si può immaginare un periodo come questo di difficoltà come un periodo in cui lo Stato si indebita e più avanti creerà i presupposti per lo sdebitamento. Adesso siamo in una situazione assolutamente necessaria, per cui se vogliamo che le aziende producano pane, producano vetro, producano i tondini di ferro, non si può lasciare il costo del metano, dell'energia elettrica a 10 volte il suo prezzo, perché i prezzi non sono più concorenziali, conseguentemente le aziende non hanno più Certo, la possibilità di certo. vendere e chi riceve queste forniture non è in grado di pagare quelle somme. Per cui è estremamente semplice a nostro modo di vedere. Sterilizzazione dell'IVA, quindi riduzione delle accise e individuazione di quelli che sono i criteri finalmente chiari per l'aumento della benzina e del metano, perché quello che noi andiamo a consumare, che estraiamo dalla pompa di benzina raffinato, non è certo il prezzo che sta avendo adesso al barile il petrolio. È stato acquistato 6 mesi fa, è stato oggetto di un trasporto attraverso le navi, è stato oggetto di raffinazione e conseguentemente adesso quel prezzo di benzina è un prezzo artefatto. Se il prezzo al barile che noi abbiamo pagato a suo tempo era sotto i 100 euro, non sopra i 100 dollari o euro che si Certo. voglia come adesso. Quindi occorre essere in grado
a livello istituzionale, per quanto riguarda il Ministro dell'Economia, la Presidenza del Consiglio, in grado di smascherare questi strani effetti di aggiottaggio nell'ambito del costo del carburante, perché sono veramente un episodio incolore della vicenda che riguarda veramente da vicino gli italiani e su cui il Codacons ha fatto un esposto alla procura. In tutte le procure d'Italia sono 110 e si chiede che i giudici vadano a verificare se ci sono delle turbative di mercato che vanno a danneggiare i consumatori e le imprese. In questo caso sarebbero reati estremamente gravi, perché certo, si danneggia certo l'economia nazionale. Ecco, infatti appunto il Codacons ha chiesto delle ispezioni, giusto, proprio da questo punto di vista, per andare un po' nel merito della questione, per capire da dove parte poi tutto, perché poi ci sono varie motivazioni che sono quelle che dicevi tu, giusto Marco? Sì, noi riteniamo che la vicenda, per quanto grave, non debba essere drammatizzata. C'è la possibilità di ridurre le tasse, lo Stato può farlo, lo Stato non deve rendere conto dei propri debiti alla fine del mese, ha un profilo esistenziale, uno Stato di tantissimi anni, ha la possibilità di indebitarsi. Facciamo parte di un'Unione Europea in cui si possono calmierare i prezzi, bisogna andare a riconoscere quali sono i criteri attraverso i quali il metano viene a costare 10, 20, 30 volte più di quanto costasse due mesi fa e la benzina, la pompa, costa adesso di più di quanto costava quando si è comprata la benzina al barile mesi fa. Ma comunque c'è anche un discorso da fare nell'ambito della gestione familiare e aziendale. Noi come italiani siamo veramente, e sottolineo veramente, poco capaci a organizzare, amministrare, pianificare, e questo lo si vede adesso con una dipendenza che è stata gridata da tanti esperti nei confronti del metano russo, ma che andava ovviamente pianificata, realizzata, studiata omogeneamente. Ora però da questa necessità bisogna richiamare una virtù, bisogna fare in modo che anche noi singoli consumatori, singoli utenti, ragioniamo nell'ottica del risparmio energetico, per cui il pezzo di strada che possiamo fare a piedi o con la bicicletta lo dobbiamo fare senza utilizzare l'auto, dobbiamo fare molta attenzione a quelli che sono i consumi energetici a casa, con il gas, la luce, la possibilità di utilizzare strumenti alternativi appunto per il trasporto, diminuire la velocità delle auto contribuisce alla riduzione del carburante. Certo. Andare invece che un'auto, una persona, un'auto più persone contribuisce alla riduzione. E tutte queste possibilità costituiscono una forma di sostenibilità per il nostro pianeta, ma di risparmio per le nostre tasche, sensibilissimo. Per cui se noi facciamo molta attenzione al consumo energetico, al risparmio energetico, come nella sensibilità popolare, cominciato a fare attenzione per coloro che usano l'acqua nei bar, che lasciano aperto il rubinetto per lavare le tazzine, ma a casa mentre ci laviamo i denti riduciamo l'utilizzo dell'acqua. Ecco, se così come si viene, così come viene fatto in altri settori, utilizzassimo questi piccoli accorgimenti per ridurre il consumo energetico, sicuramente alla fine del mese o del bimestre ci ritroveremmo un consumo inferiore, avremmo fatto bene al pianeta. Sì, diciamo che ci possiamo aiutare da soli, almeno in una piccola parte, sperando che poi qualcun altro ci aiuti. Marco, un'ultima domanda: inflazione, stagflazione e stagnazione, la tempesta perfetta, questo è il titolo che ti propongo per parlare di un cortocircuito che abbiamo già, di cui abbiamo già accennato rispetto all'aumento dei prezzi, agli stipendi che rimangono fermi, l'inflazione e l'aumento dei prezzi, la stagflazione è quando c'è un'elevata inflazione e una crescita bassa o nulla, che è quella a cui stiamo vedendo adesso anche per la situazione delle notizie della guerra eccetera, e stagnazione è quando tutto resta fermo. A proposito di questa situazione che si sta verificando, come ritenete gli interventi del governo? Il governo
sta studiando insomma un ulteriore decreto che dovrebbe essere licenziato nei prossimi giorni proprio per insomma calmierare i prezzi. Quello che è stato messo in campo fino a ora, come lo considerate? È stato messo in campo fino ad ora, ci sembra estremamente insufficiente, ci sono urli dolorosissimi che arrivano dalle aziende sulla impossibilità di proseguire la produzione, ma non per un vezzo, non per un fatto di minor guadagno, proprio di sopravvivenza dell'azienda. Senza l'energia l'azienda non può andare avanti, con un costo esorbitante dell'energia le aziende non possono produrre se non a prezzi 10 volte, 20 volte più alti, per cui è chiaro che la mano invisibile dello Stato deve intervenire in modo significativo. A nostro avviso, per ora ancora è un'azione, quella del governo, tardiva, perché non si può aspettare che i buoi scappino dal recinto per poi dopo porre rimedio. C'è la necessità immediata, urgente, di contenere il costo dell'energia alle imprese, alle famiglie, e cercare di ridurre il consumo energetico per combinare tutto insieme questa. Però nello stesso tempo non si può ignorare quella parte di sussistenza del commercio che deve continuare a vivere, cioè se si aumentano i prezzi, se si aumentano le tasse in questo periodo storico, ci ritroveremo con una riduzione dei consumi. Il budget familiare, il budget aziendale non può essere sforato se gli stipendi sono fissi e se le entrate di un'azienda sono fisse. Quindi conseguentemente occorre fare in modo che in questa fase siano anche posti all'attenzione i consumi, perché se i consumi precipitano e quindi i negozi, i panifici, i venditori di biciclette, di computer e di tutti i settori merceologici non vendono, si crea un effetto a catena che porta alla riduzione, all'inflazione, alla stagnazione, ma anche a una recessione grave che può portare a una condizione di bancarotta, perché si interrompe tutto il meccanismo. Ecco, l'introduzione di questo meccanismo è qualcosa che noi crediamo che all'interno di uno Stato che non è che altro che una famiglia allargata possa essere visto in un'ottica molto semplice. Se all'interno di una famiglia manca uno stipendio, cosa si fa? Si pone a dei correttivi, si riducono delle spese, si riduce la casa di dimensione, fanno meno viaggi, eccetera, eccetera. La stessa cosa avviene per uno Stato. Se uno Stato ha un problema di approvvigionamento dell'energia, occorre fare in modo, come all'interno di una famiglia, facendo proprio i conti della serva, come provvedere alla redistribuzione del costo, alla redistribuzione delle tasse, alla redistribuzione degli utili, alla profilazione quindi di un intervento che non vada a mortificare i consumi, ma che in questo momento lo Stato faccia in modo che tutto questo rientri in un normale momento di transizione, come nelle famiglie, come in tutti gli stati. Chiarissimo, Marco, chiarissimo. Allora, naturalmente voi monitorerete tutto, attendiamo notizie, attendiamo che insomma in qualche modo possano dare conforto un po' a tutti, perché ci sono famiglie e imprese seriamente in difficoltà. Grazie Marco Donzelli, Coda. Grazie a voi. A presto sulle fonti TV. E noi rimaniamo ancora su questi temi, perché dobbiamo dare anche voce effettivamente alle imprese, agli artigiani che si dicono in seria difficoltà proprio per l'aumento dei prezzi delle materie prime, anche la difficoltà di reperimento in certi casi. Tutto questo fa salire ancora i prezzi alle stelle, e quindi automaticamente i rincari vanno poi a pesare sulle famiglie che non comprano più, e questo è il cortocircuito di cui parlavamo proprio poco fa. Peraltro davvero, cioè, lo avremo fatto tutti, ma non serve nemmeno, perché ci rendiamo conto noi stessi quando acquistiamo dei beni di prima necessità, perché i rincari non riguardano solo il petrolio, il gas, le bollette, ma anche proprio gli alimentari quando andiamo a fare la spesa.
E se cerchiamo sui vari motori di ricerca la situazione, leggiamo titoli di questo tipo: caro vita, il prezzo del pane vola, più 30%, il pane, cioè un bene di prima necessità come il pane non esiste. Si fa un po' il conto di quanto sta aumentando il costo della vita, si chiede al governo di intervenire. Io sto leggendo veramente tutte le notizie, ce ne sono tantissime. La benzina che continua a salire, appunto il governo che prova a frenare il caro carburante, e poi i prezzi appunto che aumentano, gli stipendi no, è quello di cui abbiamo parlato poco fa. Questo è un grosso problema. Il problema è che anche qui c'è un meccanismo vizioso, perché come si fanno le aziende, come possono pensare di aumentare gli stipendi, o in generale come si può pensare di aumentare i salari quando non ci sono i soldi per far fronte poi alle spese di tutti i giorni, a partire dalle bollette. Le famiglie che dicono la spesa, le bollette, la pizza sta raddoppiando tutto, anche una semplice pizza sta diventando complicato, no? Gestirla. E quindi si chiedono veramente interventi urgenti. Il conto per le famiglie è salatissimo. Insomma, anche voi ci scrivete sempre messaggi. Per esempio, un amico poco fa, lo vado a riprendere, insomma, poi un messaggio un po' lungo, e lo traduco. Dice: sì, io me ne accorgo tutti i giorni, faccio molti chilometri in macchina, effettivamente faccio benzina un giorno sì e un giorno no, mentre prima ogni 3-4 giorni riuscivo, cioè per 3-4 giorni riuscivo a resistere. Insomma, questo lo si nota subito, sicuramente lo abbiamo notato tutti. E allora, che cosa stanno lamentando soprattutto le imprese e gli artigiani? Saluto Marco Accornero, segretario Unione Artigiani, che torna con noi. Marco, ben trovato, grazie per essere sulle Fonti TV. Pronto? Sì, Marco, mi Pronto? sì, mi senti Marco? Buongiorno. Forse non riesce a sentirci Marco Accornero. Verifichiamo, in caso lo chiamiamo al telefono, se non riusciamo a ripristinare il collegamento subito video. Appunto, però ecco, un altro amico scrive. Sì, allora si parla della. Un amico si dice preoccupato anche per gli scioperi che vengono minacciati dagli autotrasportatori. Anche oggi abbiamo letto che molti autotrasportatori rimarranno fermi, quindi questo causerà un blocco nel trasporto delle merci, quindi nel passaggio da un posto all'altro. Insomma, il trasporto avviene praticamente su strada sempre, quindi chiaramente si rischia anche lì il blocco. E il governo che ha il lavoro, però, molte volte si lamenta la mancanza di interventi strutturali, quindi che possano essere messi in campo ancora una volta dei palliativi, quindi delle situazioni di tampone, ma che poi invece questo non possa portare effettivamente a una ripresa, perché poi un conto è aiutare e un conto anche agevolare la ripresa economica, altrimenti tra un mese e tra due saremo ancora qui, soprattutto perché la situazione non è prevista in miglioramento. Intanto state scrivendo altri messaggi, io li voglio leggere. Ecco, questo per esempio è interessante, speriamo di riuscire a parlare con Marco Accornero. Ce l'abbiamo, perfetto. Marco, ecco, sì, Marco, Scusate il buongiorno. collegamento, No, scusate, no, buongiorno. no, 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 non c'è problema, grazie. No, no, perché stanno arrivando anche dei messaggi rivolti a te per conoscere un po' la situazione. Intanto, appunto, ben trovato. Ti chiedo subito, Marco, appunto, noi abbiamo parlato e continuiamo a parlare di questo aumento dei prezzi. Come stanno gli artigiani? Sono in serie difficoltà in questo momento? Cosa stanno chiedendo e lamentando in particolar modo? Sì, viviamo una situazione paradossale per cui nella seconda parte del 2021, lo scorso anno, avevamo registrato una crescita importante e di ritorno progressivo e anche veloce alla situazione pre-Covid. Prefiguravamo che così entro la primavera, quindi entro marzo-aprile, saremmo ritornati al livello di PIL, di prodotto interno lordo del 2019. Invece questa gelata improvvisa, sia c'era già in corso una speculazione, comunque una tensione sulle materie prime, sull'energia, prima dello scoppio della guerra. Adesso con la guerra in Ucraina questa tensione è ovviamente ulteriormente innalzata e assistiamo a imprese in diversi settori in grande difficoltà perché
non arrivano le materie prime, arrivano con scarsità, arrivano con costi molto elevati che ovviamente spiazzano le imprese sul mercato, stanno rallentando i consumi, soprattutto di beni durevoli, e ovviamente non ancora i consumi quotidiani, ma certamente si stanno cominciando a vedere gli effetti di una nuova crisi all'orizzonte. Certo. Stavamo appena uscendo da quella del Covid. Che va a sommarsi, esatto Marco, che va a sommarsi a quella precedente, quindi se non si riesce a fare qualcosa subito rischia di essere proprio anche molto potenziata da questo aspetto. È molto, molto negativa, perché l'energia... c'è chi incide di più, chi incide di meno, però incide ovviamente su tutti. Le materie prime, in un comparto manifatturiero importante come quello artigiano, è deleterio, e quindi noi avremo interi comparti che soffrono una crisi pesante. Ci auguriamo in interventi di sostegno e che allevino queste carenze. Certamente c'è alla base che se le merci, le materie prime, i semilavorati non arrivano sul mercato, gli interventi si trasformano in sussidi che sostengono economicamente gli operatori e sono indispensabili, però dall'altro portano in una nuova depressione la nostra economia. Assolutamente. Marco, ti leggo questo messaggio perché c'è un altro aspetto che è molto grave secondo me. Io ne ho parlato anche più volte, l'allarme era già stato dato anche da Confindustria, per cui, ma è abbastanza ovvio, no, pensare anche a questo, vediamo se me lo confermi anche tu. Molte imprese preferiscono non produrre proprio per i costi, no, elevati. Allora c'è un amico che chiede: volevo conoscere l'opinione del suo ospite su una notizia non tanto evidenziata dai media, quindi noi diamo risalto, perché invece queste sono le notizie che devono essere assolutamente raccontate, che il distretto ceramico sta cominciando a spegnere i forni delle proprie aziende perché non gli conviene produrre. Ecco qui la notizia. Il distretto ceramico di Sassuolo, lui fa riferimento a questo, è già in profonda crisi. Le aziende cominciano a chiudere. Confermi? Sì, te lo confermo, perché queste sono attività molto energivore. Fare le piastrelle vuol dire usare i forni a gas, e quindi avere un alto consumo di energia, e dove la componente di energia è molto importante, e il produrre rischia di produrre in perdita perché non si riesce a ribaltare sui clienti questo innalzamento del costo dell'energia, anche perché è giusto ricordarlo, quelli sono mercati internazionali e non in tutto il mondo c'è un innalzamento così del costo dell'energia, quindi in altre parti del mondo che non stanno subendo questo aumento dell'energia, essendo magari produttori autosufficienti di energia, non hanno questi costi così elevati, e quindi le imprese dei corrispondenti paesi non hanno analoghi aumenti e diventano più competitivi. Certo. Perché se tutti hanno gli stessi tipi di aumenti è chiaro che si alzano i prezzi, c'è l'inflazione, ma siamo tutti ugualmente competitivi. Qui rischiamo che in alcuni mercati, in alcuni settori, soffrano solo le imprese europee e italiane in particolare, mentre imprese di altre parti del mondo non hanno questo caro energia, o almeno non ce l'hanno in questa proporzione, e quindi diventino immediatamente più competitive per avere un costo dell'energia notevolmente più basso. Mm-hmm. Ok, e quali, ultima domanda Marco prima di salutarti, poi ci torneremo sicuramente, quali altri comparti rischiano davvero di essere proprio più penalizzati in questo momento? Ma sicuramente, come noto, tutto il problema della logistica, e quindi certo. Il problema anche del metalmeccanici, perché vi è una carenza di acciaio e di ferro, e comunque anche questo, sia l'acciaio e il ferro, richiedono grandi componenti di energia per essere prodotti, e quindi si stanno alzando i prezzi anche di questi componenti.
Marco Accornero, grazie mille per queste notizie, grazie a per voi e averci scusate ancora aiutati. per il collegamento difficile, grazie. Nessun problema, grazie. Siamo riusciti comunque a capire Arrivederci. molto bene ed è stato interessante assolutamente. Allora, noi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco sulle fonti TV.